È stato il giorno che Guglielmo Manzo si aspettava da quando è diventato presidente dell'Arezzo. Un massimo dirigente vive anche di questo e da quando l'imprenditore romano decise di prendere le redini da solo della società Maranto, mettendo il fidato Selvaggio nella stanza dei bottoni e affidando la gestione tattica al duo Giovanini Indiani, cercava quella scintilla che è arrivata proprio nello stadio più prestigioso della categoria, che ha ospitato in passato la Serie A e anche la Coppa UEFA. La vigilia di Livorno faceva presagire il sentore della grande impresa. Sul campo la superiorità dell'Arezzo è stata netta. Nell'arco dei 95 minuti giocati, i ragazzi di Paolo Indiani sono stati esemplari sotto tutti i profili, talmente bravi che hanno fatto saltare il banco e la testa agli avversari. I cartellini rossi presi nel giro di 45 minuti dalla squadra di Esposito confermano la fragilità di un avversario che ha pagato dazio alla sua inferiorità, non solo tecnica, e alla fine la festa è stata tutta della Minghelli, che è traslocata al Picchi facendo sentire i propri beniamini come se fossero all'ombra di San Cornelio. Una trasferta che anche la torcida organizzata dell'Arezzo difficilmente dimenticherai. Nel post partita Guglielmo Manzo non ha nascosto la sua gioia irrefrenabile e si è precipitato nello spogliatoio del Picchi per abbracciare uno a uno tutti i protagonisti di questa memorabile giornata. E in parte il merito di questa ritrovata vigoria è anche suo, visto che dopo Terranuova il presidente decise di guardare in faccia tutti i giocatori e di chiedere loro conto di quello che avevano combinato in Valdarno, facendo anche un atto di grande responsabilità davanti agli investimenti fatti. Mai strigliata fu così salutare. La squadra Maranto ripartita e ormai vede all'orizzonte il grande sogno che sta per materializzarsi.